Radio Cuore presenta Souvenir. Souvenir, la trasmissione dedicata a chi ama viaggiare in collaborazione con King Holidays. Souvenir. Souvenir, pensieri e suggerimenti di viaggio. Amici, buongiorno, sono in compagnia di Pietro De Arena, direttore marketing dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, che è pronto a darvi una serie di dritte per i vostri prossimi weekend, vero Pietro? Ciao, buongiorno, sono felice di essere qui con voi in radio. Non tenerci sulle spine, in che senso Israele è una destinazione da weekend? La caratteristica principale di Israele, per quanto ci riguarda, è che sia 3 ore e 40 minuti di volo appunto dall'Italia. L'aeroporto dista praticamente 30 chilometri da Tel Aviv e 40 da Gerusalemme, quindi insomma è possibilissimo davvero fare un bel city break tra le due città o anche soltanto in una con delle magari escursioni nell'altra. Cosa suggerisci di visitare in queste due città? Più che visitarle io direi di viverle, perché Gerusalemme offre il maggior numero di attrattive culturali e religiose, chiaramente custodisce 3.000 anni di storia, diversi luoghi sacri come il Muro del Pianto per gli ebrei, la Cupola della Roccia per i musulmani e la Basilica del Sacro Sepolcro per i cristiani. Ma Gerusalemme, sai, il sacro convive con il profano. È una città non soltanto spirituale, ma assolutamente stimolante e ricca di eventi come un festival, mostre, musei e una grandissima vita notturna, oltre che un food and wine eccezionale. E Tel Aviv? Tel Aviv è una città multiculturale, cosmopolita, iperdinamica, dove ci si rilassa, ma soprattutto ci si diverte e si dice che appunto non si dorma mai. Ci sono 300 giorni di sole all'anno e più di 14 chilometri di spiagge. In continuo fermento dal punto di vista culturale, nightlife incredibile e assolutamente gay friendly. E se non sbaglio, viene definita la Miami del Medio Oriente. Esattamente, perché ad esempio dal punto di vista architettonico si spazia, puoi visitare Jaffa, una parte antica costruita su un'altura affacciata sul mare, arrivando poi alla Città Bianca, quindi uno splendido quartiere in stile Bauhaus realizzato negli anni 30, e Tel Aviv appunto grazie a questa sua grande ricchezza architettonica di design è un punto di riferimento internazionale per gli amanti di queste arti, con diverse esposizioni e anche installazioni. E consiglio a tutti di provare almeno una volta un tramonto lungo le spiagge di Tel Aviv. C'è davvero da scegliere per tutti i gusti, tra spiagge per famiglie, per i surfisti, spiagge trendy e modaiole. Basta scegliere, insomma, e sapere decidere dove andare. Ecco Pietro, e chi non ama la vita in città? Israele pensa anche a chi non ama la vita in città, con un'offerta che ti dà una grandissima varietà paesaggistica, quindi ad esempio dedicarsi allo sport. Mentre chi ama il mare può raggiungere in auto Eilat nel Mar Rosso, quindi nell'estremo sud di Israele, attraversando tutto il deserto del Negev. Chiaramente è anche molto consigliabile fare ad esempio un paio di giorni nel Mar Morto, il luogo più basso della terra dove si galleggia veramente come il sughero. Beh, diciamolo chiaramente, Pietro ci ha fatto proprio venir voglia di partire. Grazie per i tuoi preziosi consigli. Grazie a voi, vi aspettiamo. Souvenir. Souvenir. Per il vostro weekend in Israele, King Holidays propone Gerusalemme, 5 giorni con voli da Milano e Roma, hotel 4 stelle con prima colazione e trasferimenti da 679 euro. Per informazioni andate su kingholidays.it. Prenotazioni in tutte le agenzie. Diventate fan della pagina Facebook Souvenir Pensieri di Viaggio, dove potete riascoltare tutte le puntate. A martedì prossimo! Radio Cuore ha presentato Souvenir. Souvenir. La trasmissione dedicata a chi ama viaggiare in collaborazione con King Holidays. Souvenir. Souvenir. Pensieri e suggerimenti di viaggio.